Non si può cancellare dalla mente di 6 milioni di bambini siriani la paura dei bombardamenti, il terrore di perdere i propri cari, di lasciare la casa dove si è nati e gli amici con i quali si è giocato fin da piccoli. Non si può cancellare, ma questa ferita, anche se profonda, si può curare grazie ad un progetto di collaborazione avviato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e la Fondazione Giovanni Paolo II che opera in Libano e Siria. Un progetto della durata di 3 anni che mira ad accompagnare i bambini nell'elaborazione del trauma, ricorrendo anche al gioco per superare lo stress e i disturbi derivanti dalla guerra. Nel convegno Siria, Bambini e la guerra, le ferite nascoste, si è fatto anche il punto sui disagi che vivono i più piccoli, vittime che più di tutti pagano il prezzo di 6 anni di conflitto. Toccante la testimonianza di padre Tufik Bouemeri. Sami, un bambino di 5 anni, mi avvicino a Sami e chiedo: Sami, cosa vuoi diventare da grande? Mi dice: devo diventare combattente, vuol dire comprare arma e combattere in Siria. Questo è il futuro di un bambino. Una ragazza, veramente un po' toccante, una ragazza, Fatima, chiedendo a Fatima: Fatima, da grande cosa vuoi diventare? E mi risponde: non voglio diventare grande. Una bambina che ti dice non voglio diventare grande è duro. E rifaccio la domanda di nuovo: Fatima, da grande cosa vuoi diventare? Mi risponde: forse tu non hai capito. Io non voglio diventare niente da grande, non voglio diventare grande. Sentendo queste due risposte non si parla di ferite, ma si parla di non futuro. Un bambino che non ha sogno vuol dire un bambino che non ha futuro. E di là siamo partiti a fare qualcosa. Nel piccolo del Libano, anche la Giovanni Paolo II, siamo riusciti a comprare un autobus ludoteca che passava con un gruppo di animatori nei campi a fare un po' di animazione guidata, anche assistenza psicologica. Secondo recenti studi, circa 3 milioni di bambini sono cresciuti vedendo solo la guerra in Siria. Moltissimi piccoli che non riescono a dormire per gli incubi, altri non riescono più a parlare, compiono atti di autolesionismo, molti anche al di sotto dei 7 anni vengono reclutati in gruppi armati. Il 50% degli adulti denuncia che gli adolescenti ormai fanno uso di droghe per affrontare lo stress. Aleppo è stato uno dei teatri più sanguinosi della guerra siriana, uno dei drammi più eclatanti del XXI secolo, secondo padre Firas Lofti. Ho incontrato tantissimi bambini. Uno di questi che ho citato poco innanzi è quella ragazza che, ecco, sui 13-14 anni, appena tornato dalla scuola, ecco, cade un missile e dietro di lei il quartiere e tutto quanto è distrutto, ma anche la casa dove sta per entrare. Certo che è uscita tutta intera fisicamente, senza ferite all'esterno, però dentro di lei è tutta distrutta psicologicamente. Più di una volta ha tentato il suicidio, è una ragazza, diciamo, che ha perso anche il suo sogno di vivere, di continuare una vita. Un'altra ragazza che sul disegno, quando pittura una ragazza che sta piangendo e dice: la vita per me è molto terribile, più terribile addirittura della morte stessa. Grazie ad un accordo tra i jihadisti e il governo, oggi Aleppo cerca di tornare alla normalità per il bene di tutti, ma soprattutto dei bambini. Nella mia piccola realtà, come convento nel collegio di Sant'Antonio, abbiamo una piccola piscina. Vedeste la gioia di questi bambini quando ho annunciato che quest'anno finalmente si torna a nuotare, ecco. All'epoca ha sofferto per anni di stare senza acqua, ora che torna all'acqua torna un po' di pace, quindi bisogna veramente anche aiutarli. E credo che questa è anche parte del progetto. Abbiamo inserito questa, diciamo, l'addestramento, l'aiuto a nuotare, a pitturare, a giocare. C'è anche un progetto di fare dei nuovi campi da gioco. E allora speriamo che magari i bambini di Aleppo possano magari giocare con una squadra italiana famosa, la Juventus, la Roma. Quindi, ecco, tutto quanto può veramente aiutare, ecco, però sicuramente non si può rimanere indifferenti davanti al dramma di bambini
che soffrono trauma e stress dopo questa atroce, terribile e terrificante guerra.